Le scelte di Finmeccanica sul futuro del settore trasporti, in particolare di Ansaldo Breda, saranno fatte in concreto sulla base delle offerte reali che arriveranno e che sono attese indicativamente per la fine di agosto. A dichiararlo è stato l'amministratore delegato Mauro Moretti, che ha anche riferito che ci sono due gruppi interessati che hanno chiesto ancora un mese di tempo per definire le loro proposte. È una delle due novità sulla prima industria pistoiese che in giornata hanno avuto ampia eco su agenzie e stampa specializzata. L'altra, che interrompe una lunga serie di notizie non positive riguardanti il gruppo ferroviario, segue l'approvazione da parte del CDA di Finmeccanica dei conti per il primo semestre dell'anno. La notizia è che torna alla redditività il settore trasporti della holding, che è da tanti anni nell'occhio del ciclone dal punto di vista finanziario per le cattive performance di Ansaldo Breda. Il miglioramento è stata la stessa Finmeccanica a sottolinearlo e da attribuire principalmente proprio al gruppo ferroviario. In cifre, il settore ferroviario di Finmeccanica, nel quale affiancano Ansaldo Breda, Ansaldo STS e Breda Menarinibus, nei primi sei mesi del 2014 segna un EBITDA, indice ritenuto dagli esperti più attendibile nel valutare la capacità di generare ricchezza attraverso la gestione operativa di un'azienda, che dal rosso per 16 milioni dello stesso periodo del 2013 è passato a segno più per 26 milioni di euro. Finmeccanica, nella relazione per presentare i conti della prima parte dell'anno, parla per il ferroviario di ordini in significativa crescita rispetto ai primi sei mesi del 2013, in particolare per l'acquisizione della commessa da parte di Ansaldo Breda e Ansaldo STS della metro senza conducente di Lima, con Breda che si segnala anche per l'esercizio da parte delle Ferrovie Nord di Milano di opzioni per ulteriori treni per il servizio regionale. Altra sottolineatura sui ricavi in crescita da ricondurre principalmente a Ansaldo Breda è sull'accelerazione effettuata sui programmi per ETR 1000, che rispetterebbe i tempi di consegna, e Metro Milano Expo, oltre che per il servizio regionale di nuova acquisizione. Sul pesante risultato di Breda nel 2013, per cui la precedente gestione di Finmeccanica era arrivata a attribuire al gruppo ferroviario il principale peso dell'andamento negativo complessivo di tutta la holding, adesso si sottolinea che per il primo semestre in particolare avevano pesato extra costi e oneri contrattuali su alcuni programmi. Sull'altro fronte, quello delle prospettive societarie, Moretti ha confermato aerospazio e difesa come core business dell'attività di Finmeccanica. Mentre indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore sono sul consorzio cinese China SNR e Insigma, che avrebbe pronto un'offerta su Breda e Ansaldo STS, mentre si attendono passi avanti da parte di Bombardier e di Hitachi, con la posizione della francese TAL definita più timida.